milioni di italiani. Quello, l'unica cosa che mi è chiara è che se noi perdessimo questa battaglia, perderemmo proprio una battaglia storica. Proviamo a immaginare invece se riusciamo a vincere. Se riusciamo a vincere, noi avremmo un fatto completamente nuovo e molto importante. Per la prima volta Berlusconi non potrebbe dire che la maggioranza del popolo italiano sta dalla parte sua. Sarebbe una grande vittoria. Finora lui ci ha imbottito la testa ogni volta dicendo: gli italiani hanno votato per me, io sono rappresentante del popolo, quindi posso fare quello che voglio. Dopo il 12 di giugno, se perde il referendum, noi possiamo dire: non è più vero, non è mai stato vero, tanto per essere chiari. Non è vero che la maggioranza degli italiani sono stati berlusconiani, lui ha truccato le carte, certo, e ha truccato le cifre, per cui ha vinto le elezioni truccando le cifre. Non è mai stato maggioranza d'Italia, mai. Però dopo le elezioni di giugno noi potremo avere la certificazione formale che siamo maggioranza sotto di lui, perché gli bocceremo la privatizzazione dell'acqua e gli bocceremo il nucleare. Quindi la partita cambia completamente. Primo. Secondo, l'Italia sarebbe il primo paese dopo Fukushima che respinge il nucleare. Sarebbe un segnale politico europeo e mondiale di proporzioni inaudite. Cioè l'Italia diventerebbe il centro d'attenzione mondiale sulla decisione vitale per la nostra sopravvivenza. Quindi ecco, il discorso non è astratto, qui si può vincere, però si deve vincere, bravo. Però vuol dire che tutti voi da domani dovreste parlare con tutti i vostri vicini e spiegargli questa cosa. Guarda, occhio, perché se ti mettono il nucleare in casa vanno guai. Non c'è nessuna sicurezza. Nessuna sicurezza che non la pagherai presto. Questo purtroppo, l'altro ieri è uscito l'articolo sul New York Times, sull'International Tribune, che hanno rifatto i conti. C'è un incidente grave delle centrali nucleari ogni 3 anni, di cui noi non abbiamo saputo niente perché non hanno detto niente, silenzio. Ma i calcoli dicono che c'è un incidente grave che arriva alla fusione del nocciolo nucleare, quindi alla fuoriuscita grave di radioattività ogni 3 anni. Ma come possiamo fare una cosa del genere? La gente, se lo sapesse, non capirebbe subito, andrebbero tutti a votare, secondo me. Quindi bisogna giocare molto sulla paura. La gente ha paura e ha ragione di avere paura. Bisogna essere qui molto spregiudicati. Non stiamo a fare discorsi sulle spese o non spese. Poi facciamo anche il discorso sulle spese. La prima questione è rischio di morte per te e dei tuoi figli. Questo bisogna dire. Le centrali di nuova generazione, sentirete ripetere 500 volte, non esistono. Ci sono 2 centrali in costruzione della cosiddetta nuova generazione. Una in Francia, che è ferma perché è stata bloccata per 4 volte di seguito dalle autorità francesi perché non è sicura per niente. E una seconda centrale è in costruzione in Finlandia, dove doveva costare 6 miliardi di euro, è già triplicato il costo e hanno già fermato 3 volte quella centrale perché non ci sono le garanzie di sicurezza. E vi dico subito perché non ci sono le garanzie, rispondo alla sua domanda. Perché queste centrali di nuova generazione in realtà non lavorano a 400 gradi mediamente come le centrali che sono saltate per aria in Giappone. Quindi quando sentite dire centrali di terza generazione, intanto dite su: tu stai dicendo cazzate. Questa è la risposta, perché non ci sono le centrali di terza generazione e nessuno sa cosa saranno. Quindi queste sono le cose che bisogna dire. Le fanno queste centrali. La mia opinione è che se anche vincessero il referendum non le potrebbero fare, perché arriveranno in ritardo. Lo sapete che cosa servono quei 20 miliardi di euro che hanno detto che spenderebbero? Per fare gli appalti, per fare i centri studi. Cioè, così tu distribuisci un sacco di soldi ai tuoi amici, all'imprigino, agli amici degli amici. Cioè, tu fai spendere tutti questi soldi per una cucchiera. In ogni caso, se i calcoli che io facevo prima sono anche lontanamente attendibili, quando arriveranno questi centrali saremo già in ritardo, perché la crisi stava già cominciando. Quindi adesso noi siamo di fronte a un grande inganno. Guardate, state attenti perché ne vedremo delle belle. Man mano che la crisi giapponese si sviluppa e arriveranno notizie e saranno sempre più gravi, perché noi ora sappiamo soltanto la sorte di 8 di questi reattori, ma sono in tutto 13.
13 reattori, di cui 3, quelli di Okojima o Okujama, non ricordo più come si chiama, non sappiamo niente, sono i 3 reattori più moderni che stavano 20 km più a nord di quelli che sono saltati. Non è stata data nessuna notizia. Che succede là? È arrivato lo tsunami, sicuramente è arrivato, perché sappiamo che le città intorno sono state colpite. Non sappiamo come sono queste centrali, nessuno l'ha detto, nessuno è andato a vedere. Quindi le notizie che arriveranno saranno molto più gravi e in questo senso noi quindi avremo una campagna elettorale che sarà favorita dall'allargarsi della tragedia, per i giapponesi, questo non c'è dubbio. Ma ciò detto, è chiaro che questa gente qui non ha nessuna idea del futuro. Basterebbe pensare che l'uranio non basterà e che in ogni caso noi saremo dipendenti dall'uranio altrui, perché non ce l'abbiamo. E in più aggiungo ancora una volta quello che bisognerebbe sapere, è che noi costruendo la centrale nucleare ci mettiamo sul groppone una spesa che sarà per sempre gravante sulle nostre spalle e su quelle dei nostri figli, perché non c'è modo di liberarsi. Il nucleare è la produzione di una cosa che non è nella natura. La tavola di Mendeleev, il padre che non so se l'ho già detto stasera, aveva 92 elementi. Adesso lo sapete quanti sono gli elementi? 112. Noi abbiamo creato tutta una serie di sostanze che non esistevano in natura e che adesso le abbiamo introdotto nella natura. E lo sapete cosa succede? Non solo questo, forse solo questo sarebbe. Per esempio, noi abbiamo costruito circa qualcosa come 2 o 3 mila sostanze nuove che non esistono in natura. Per esempio i solventi, per esempio numerose produzioni chimiche, noi abbiamo costruito cose che in natura non ci sono, voglio dire molecole fatte di atomi che non c'erano nella natura. E quindi cosa succede? Attenzione, perché questo fa parte del ragionamento sulla crisi del capitalismo nel quale viviamo. La natura ricicla tutto, storicamente, nel senso, da sempre la natura è capace di riciclare se stessa. È un ciclo continuo, no? Da 5 miliardi di anni il nostro pianeta, insieme al Sole che gli manda l'energia, rielabora e in continuazione ricrea quello che è stato il suo equilibrio. Ma se tu introduci delle cose che la natura non riconosce, non le puoi riciclare. Queste molecole restano lì. E non solo restano lì, e non sono riciclabili, cioè inquinano l'ambiente, ma ti entrano nel corpo. Avete letto, credo, da qualche parte, che nel nostro corpo noi abbiamo già almeno una ventina di sostanze di questo genere che sono impiantate nel nostro corpo, cioè non sono riciclabili, noi non le ricicliamo, le mangiamo, entrano nello stomaco, entrano nei circolatori, che sono nanoparticelle, entrano nei polmoni, modificano il nostro sistema linfatico, eccetera, eccetera. E quelle resteranno per sempre nel nostro corpo, non è che le togliamo più. E noi non sappiamo neanche quanti danni ci procurano, perché nessuno è in grado di misurare questo tipo di effetti. Sappiamo che sono gravemente lesive, per esempio, per il nostro sistema riproduttivo. L'abbiamo scoperto facendo l'analisi sui topi. Ma siccome non si può fare gli esperimenti sugli uomini, non sappiamo esattamente che cosa significano per gli uomini. Quindi noi siamo in grave pericolo anche per questo. Quindi si passa al nucleare per arrivare alle sostanze che noi stiamo creando per uccidere la natura, cioè noi stessi. O meglio, noi stessi, cioè la natura, come scegliete voi. Quindi questo è il punto. Allora, la battaglia per il nucleare diventa, secondo me, una battaglia davvero cruciale, politicamente parlando, e anche dal punto di vista della natura. Toglierci dai piedi questo problema sarà una delle cose più importanti che l'Italia farà nella sua storia, io credo, un paese, come dire, sovrano. Se facciamo questa svolta abbiamo dato un aiuto a tutto il resto dell'umanità, abbiamo fatto un favore. Questo è quello che posso prevedere. Non credo che vinceranno. Io sono fiducioso del fatto che se mettiamo insieme la paura della gente e l'acqua che non si deve privatizzare, noi porteremo al voto un sacco di gente. Voi siete i protagonisti di questo. Quando dicevo all'inizio stasera, voi siete decisivi. Quanta gente, mettetelo nel vostro piano di lavoro, quanta gente riuscirete a portare a votare il 12 di giugno? Mettetelo in conto, perché questo sarà un lavoro sociale di primaria importanza, morale, proprio morale. È un contributo morale che dovete dare a voi stessi e agli altri che stanno intorno a voi.